chiropratica e kinesiologia applicata. Chi di voi non abbia mai sentito parlare di queste due discipline o chi le abbia sentite nominare ma non le conosca nel dettaglio ha adesso, grazie a Caffè 900, l'occasione di conoscerle e di scoprirle meglio. Abbiamo invitato per parlarne il dottor Robert Morrison, che ringrazio per essere in nostra compagnia, che è un vero, mi permetto di dire, luminare di queste due discipline. Allora, dottore, spieghiamo innanzitutto che cos'è la chiropratica, partiamo da questo. La chiropratica è una disciplina, si può dire una medicina manuale, è una specializzazione a Stati Uniti. In pratica si usa le mani, come la parola kires o kir, greco per le mani, e praticos vuol dire di fare, quindi è fatto con le mani, insomma. Non si usa farmaci o chirurgia, sì, terapia manuale, insomma. È una delle cosiddette medicine alternative? Sì, si può categorizzare, ma medicina alternativa forse vuol dire non uso del farmaci o di chirurgia, persone Sì. che stanno cercando un'alternativa per fare questo tipo di intervenzione. Quindi questo è il significato letterale della parola. Nella realtà poi che cosa vuol dire? I chiropratici guardano la persona intera, non solo le parti individuali, quindi se per esempio qualcuno ha mal di schiena, anche se c'è un'ernia del disco, non si concentra soltanto sulla schiena, ma sta chiedendo magari se ci sono disturbi digestivi che sta creando questo, c'è un vecchio distorsione alla caviglia che ha creato questo squilibrio, di pensare alla persona Come un in maniera. insieme. Sì. Ecco. In più i metodi sono sempre le cose naturali, si cerca di dare, di liberare la potenzialità di guarire da sola la persona, di dare un'assistenza di guarire da sola, più che Da altro. sola con l'aiuto di un esperto, Sì, naturalmente, eh? anziché dominare i sintomi con farmaci o interventi, Quindi i farmaci sono assolutamente estranei a questa disciplina. Allora, non credo che tutti i chiropratici sono contro i farmaci, magari riconoscono quando ci sono dei momenti giusti per prendere farmaci, però non fa parte della disciplina. Quindi dalla storia in chiropratica non hanno mai fatto i lobby per avere nella legge la capacità di prescrivere di farmaci. Parliamo della kinesiologia invece, kinesiologia applicata, perché c'è una differenza. C'è una differenza, sì. La kinesiologia da sola vuol dire la scienza del movimento del corpo. Kinesiologia applicata è una tecnica che integra molte terapie alternative, diciamo, tipo agopuntura, cranio sacrale, un po' di chiropratica. Si integra gli elementi di queste discipline. È usato non solo dai chiropratici, ma anche dai medici in Germania, per esempio, sono tutti i medici che lo fanno. Stati Uniti sono tutti i chiropratici che lo fanno, dipende da quale parte del mondo che ma è una cosa che si studia post laurea in privato, diciamo. Lei questa disciplina l'ha studiata negli Stati Uniti? Ecco. No, infatti ho studiato qui in Italia, c'erano dei istruttori che sono venuti da Stati Uniti per insegnare o di Germania, Inghilterra, abbiamo sempre invitato questi colleghi per insegnare, quindi post laurea ho cominciato a studiare con intensità. Lei adesso opera esclusivamente in Italia? Sì, ma insegno altrove, all'estero, insegnavo a Madrid o Belgio, però esercito in Italia, In sì. Italia. È un paese dove vengono comprese queste discipline, c'è un terreno fertile? Ma pian piano, non è niente come Stati Uniti, ovviamente ci sono un totale intorno a 300 chiropratici in tutta Italia, a Stati Uniti ci sono 60.000, quindi in questo senso è molto più riconosciuto a Stati Uniti, c'è anche la legge più stabile stabilita a Stati Uniti, mentre qui non c'è l'università, però ci sono chiropratici che operano, che vengono dall'estero, chiropratici che sono studiati all'estero. Pian piano la gente sta riconoscendo un po'.
queste due arti, mi permetto di dire, perché poi c'è anche molto di personalizzazione, io credo, in questo senso, no? Un chiropratico non è mai uguale all'altro, e questo è un po' anche... Sì, infatti. Quindi quello che fa un chiropratico sarebbe diverso di un altro, questo sì, sì. Queste due discipline, dottor Morrison, vanno sempre a braccetto, oppure lei è un po' un'eccezione, quindi chiropratica e kinesiologia insieme le fa solo lei? No, ci sono magari percentualmente forse meno di 5% in totale che, o 10% che fanno kinesiologia applicata. Poi in vari gradi, in varie profondità, dipende magari che uno che usa un pochettino o un altro che usa un po' di più. Però sì, non sono tutti che lo usano. La kinesiologia applicata è stata fondata dai chiropratici a Stati Uniti, quindi è ben adatto per questa disciplina. Quindi è una costola, si può dire? Sì. Ecco, tornando al discorso della chiropratica, ma anche della kinesiologia naturalmente, quali sono i disturbi che possono essere curati, affrontati con questi metodi? Tipicamente un paziente cerca chiropratica per problemi di ernia del disco, sciatica, cervicobrachialgia, cose di questo genere, perché siamo specializzati di risolvere queste cose senza medicina. Come dicevo prima, qualcuno che ha allargato un po' la disciplina con un'altra tecnica riguardo l'organismo un po', magari ci sono disturbi digestivi che si può risolvere tramite i metodi di kinesiologia applicata, tante cose, dolori mestruali o emicrania perenne o cose del genere. Vari sintomi. Sono veramente tanti problemi che possono essere affrontati con queste discipline. Sì. Spieghiamo in che cosa consiste e quali sono gli step di una serie di sedute con lei, in questo caso. Tipicamente si fa la prima visita, e in questa visita si approfondisce alla storia di un paziente, perché diciamo la cronologia di tutti i problemi sono importanti per la presente. Poi fisicamente si esamina la postura e poi si usa dei vari test, in particolare test muscolare, fa parte della kinesiologia applicata. Quindi queste specie di feedback tramite i test muscolare è come riconosciamo qual è il problema. Tipo un tre quarto d'ora si prende una visita completa. Poi dico solitamente pensare a fare 6 sedute per risolvere un problema, però alcuni ci vuole qualcuno in più o in meno, dipende quanto complesso è il problema. Ecco, come in tanti ambiti, penso anche nel vostro, ci sarà tanta improvvisazione, mi corregga esatto, se sbaglio. Sì, sì. Da paziente, come posso essere tranquillo che rivolgendomi a uno specialista mi sto rivolgendo a chi lo sa fare questo mestiere? C'è un albo, ci sono è disciplinata questa cosa? Sì, ci sono. C'è un'associazione delle chiropratiche che si chiama Associazione Italiana Chiropratici, AIC, e se qualcuno è registrato sono qualificati. Mentre con la kinesiologia applicata è importante che fanno parte di ICHK, queste sono le persone che qualificano, perché ci sono tante persone che possono dire sì, io sono kinesiologo o chiropratico. Infatti ogni tanto un paziente dice ah sì, il mio istruttore di arti marziali fa un po' di chiropratica. Io sto pensando un po' di chiropratica, non so cosa vuol dire, ma... Sì, bisogna stare attento. Se fanno parte di questa organizzazione, qualificano. Sia tranquilli. Sì. Esatto, sì. Ecco. Va bene, io allora ringrazio molto il dottor Robert Morrison. Prego. Per grazie queste a lei. Preziose informazioni, e sicuramente adesso ne sappiamo qualcosa di più, poi magari si può approfondire anche grazie al suo sito internet, che è molto ricco, ci sono anche tante domande grazie, e risposte molto, molto interessanti.